gli uomini del tenente Danta saremmo in tutto una ventina. Che facciamo qui da soli? Non abbiamo quasi più munizioni, abbiamo perso il collegamento con il capitano. Non abbiamo ordini. Se avessimo almeno munizioni. Ma sento anche che ho fame e il sole sta per tramontare. Attraverso lo steccato e una pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla porta di un isma. Entro. Vi sono dei soldati russi là. Dei prigionieri? No. Sono armati, con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile. Li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zucchiera comune e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. Niente, cosa sapiens. Datemi da mangiare, dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio con un mestolo dalla zucchiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano. Nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto ed ogni mia boccata. Spasiba, dico, grazie, quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. Pajausta, prego, mi risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me come per aprirmi la porta. E io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna mi dà il favo e io esco. Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano a pensarvi, ma naturale, di quella naturalezza che una volta deve esserci stata tra gli uomini. Dopo la prima sorpresa, tutti i miei gesti furono naturali. Non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di offendere. Era una cosa molto semplice. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'isma si era creata tra me e i soldati russi e le donne e i bambini un'armonia che non era un armistizio, era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi ci ricorderemo tutti quanti eravamo, come ci siamo comportati, i bambini specialmente.
Se questo è successo una volta, potrà tornare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un costume, un modo di vivere. Si era in attesa del treno che ci doveva portare in Italia. Eravamo nella Russia Bianca, nei dintorni di Gomel. La nostra compagnia, pochi ormai, era in un villaggio vicino alla foresta. Per arrivarci, dovemmo camminare parecchie ore attraverso i campi che sgelavano. Quel luogo era famoso per i partigiani. Nemmeno i tedeschi si fidavano ad andarci. Mandarono noi. Lo strarosta del villaggio ci disse che doveva metterci uno o due per famiglia per non gravare sulla popolazione. L'isba dove mi accettarono era spaziosa e pulita e abitata da una famiglia di gente giovane e semplice. Mi preparai in un angolo sotto la finestra la cuccia per dormire. Passai sdraiato su un po' di paglia tutto il tempo che rimasi in quella capanna, sempre lì, sdraiato, per ore e ore a guardare il soffitto. Nel pomeriggio c'erano nell'isba solo una ragazza e un neonato. La ragazza si sedeva vicino alla culla. La culla era appesa al soffitto con delle funi ed ondulava come una barca ogni volta che il bambino si muoveva. La ragazza si sedeva lì vicino e per tutto il pomeriggio filava la canapa col mulinello a pedale. Io guardavo il soffitto e il rumore del mulinello riempiva il mio essere come il rumore di una cascata gigantesca. Qualche volta la osservavo e il sole di marzo che entrava tra le tendine faceva sembrare oro la canapa e la ruota mandava mille bagliori. Ogni tanto il bambino piangeva e allora la ragazza spingeva dolcemente la culla e cantava. Io ascoltavo e non dicevo mai una parola. Qualche pomeriggio venivano le sue amiche dalle case vicine. Portavano il loro mulinello e filavano con lei. Parlavano tra loro dolcemente
e sottovoce, come se avessero timore di disturbarmi. Parlavano armoniosamente tra loro e le ruote dei mulinelli rendevano più dolci le voci. Questa è stata la medicina. Cantavano anche, erano le loro vecchie canzoni di sempre. Stieni carasa, natauca puntauca, e i loro antichi motivi di balli. Guardavo per ore e ore il soffitto e ascoltavo. Alla sera mi chiamavano per mangiare con loro. Mangiavano tutti nel medesimo recipiente, con religiosità e raccoglimento. Ritornava la madre, ritornava il padre, ritornava il ragazzo. Solo alla sera ritornavano il padre e il ragazzo. Si fermavano poco. Ogni tanto guardavano dalla finestra e poi uscivano insieme sino alla sera dopo. Una sera che non vennero, la ragazza pianse. Vennero al mattino. Il bambino dormiva nella culla di legno che dondolava leggermente sospesa al soffitto. Il sole entrava dalla finestra e rendeva la canapa come oro. La ruota del mulinello mandava mille bagliori. Il suo rumore sembrava quello di una cascata. E la voce della ragazza era piana e dolce in mezzo a quel rumore. Intervista da un incontro con i ragazzi di Lozzo di Cadore. Nei miei libri io non uso mai la parola nemico o nemici. Uso sempre loro o i russi, perché effettivamente non erano nostri nemici. Questi uomini che io poi ho ritrovato nei campi di concentramento erano gente come noi, uguali a noi, che avevano gli stessi nostri problemi, con qualche ragione in più di noi. Difendevano la loro terra. Pertanto meritevoli di rispetto e di ogni considerazione. Noi eravamo dalla parte del torto, non loro. Anzi, dovevamo chiedergli scusa per essere entrati nella loro casa a portare guerra. Pertanto loro non erano nostri nemici. E allora, ritrovandomi con loro, era come se ritrovassi i miei compagni che avevano vissuto la stessa esperienza per quanto riguarda il pericolo, il freddo, la fame, la sofferenza. E che ha sofferto insieme ha qualcosa in comune da dividere. La sofferenza. Allora vedi che quelli non erano nostri nemici e lo stesso sentimento che provavo io lo provavano loro nei miei confronti. Non vedevano un nemico, ma un disgraziato che aveva sofferto, patito, come loro. Nel mio libro parlo della mia esperienza di ragazzo, di quando a 17 anni mi sono arruolato alla scuola militare d'alpinismo per diventare maestro di sci d'alpina, poi mi è venuta la guerra e l'ho fatta tutta la guerra, nei posti più brutti e più orrendi. E quasi tutti i miei compagni sono rimasti lungo la strada, siamo rimasti pochissimi da quando eravamo nel 1939-40 alla scuola militare d'alpinismo. Perciò io sono stato molto molto fortunato, a parte che il mio fisico ha sopportato tutto, ma ho avuto anche grande fortuna. E allora ho voluto raccontare ai ragazzi di oggi come un ragazzo di ieri era cresciuto e ha vissuto la guerra e ha imparato a dire di no.
perché ci insegnavano sempre di credere, obbedire e combattere. L'obbedienza doveva essere cieca, pronta e assoluta. Nessuno ci aveva insegnato a dire di no. Soltanto l'esperienza della guerra e le sofferenze, vedere i compagni morti, mi hanno insegnato a dire di no. E allora cerco di far capire quello che era stata la mia esistenza, la mia vita allora da ragazzo, e come, trovandomi poi in una certa situazione, quando mi hanno anche ordinato di uccidere, ho rifiutato. Sulla natura, Mario Regoni scrisse molte storie di natura, di montagna, di animali, di alberi. Amava molto il suo territorio e lo difese sempre dall'edilizia selvaggia e dal turismo esagerato e dannoso. E il paesaggio e l'interazione tra ambiente e uomo è fondamentale in ogni suo libro. In questa parte ascolterete una lettura tratta dal Bosco degli Orogalli, una raccolta di racconti pubblicata nel 1962 per iniziativa di Antonio Calvino. L'antologia fu letta con l'interesse da Primo Levi, che scrisse le sue impressioni all'autore, e da qui nacque la loro amicizia. In questo libro si trovano echi della Seconda Guerra Mondiale, scorci naturalistici, le stagioni, le piccole vicende quotidiane. Il brano scelto tratta della caccia, che per Regoni è una vera passione. Significa avere e mantenere un rapporto primitivo, diretto, con la natura, sentirsi parte di essa. La seconda e ultima lettura invece è tratta dei Inverni lontani, dell'ultima pagina proprio del libro. Inverni lontani è una sorta di manuale in cui si racconta come affrontare il duro inverno in assenza degli agi messi a disposizione dal progresso, quindi mancanza di riscaldamento o del negozio vicino. E ciò che emerge da questi, dai consigli pratici che Stern dà è il ritratto di un'esistenza vissuta con ritmi antichi, diversi da quelli appunto di oggi, ritmi che permettono di vivere in armonia con la natura e dedicarsi allo spirito, perché in inverno resta più tempo per riflettere e per leggere in attesa della primavera. E ora appunto la lettura dal Bosco degli Orogalli. La vigilia della caccia. Ormai le accese discussioni sono finite, qualche critica, qualche apprezzamento e basta. Tanto le date sono fissate e c'è solo una notte a separare l'alba di questo giorno. Il paese si è acquietato e apparentemente dorme. Solo i segugi tirano le catene nei cortili, ogni qual tratto alzano la testa e abbaiano contro le stelle. Non hanno letto il calendario, pure da tante cose hanno capito che il momento è arrivato.
I cani da ferma, setter, pointer, bracchi, si agitano nel sonno, che non è sonno, ma sogno della giornata che si preannuncia. E uggiolano, e brontolano, e fremono con le narici e le labbra. I boschi, le valli, i monti, le case, gli uomini, i selvatici sono come avvolti in un'aria misteriosa e insolita. Qualcosa di nuovo accadrà certamente domani. Molti uccelli avranno stroncato il volo, molti quadrupedi la corsa. Sarà morte per tante creature, sarà fine di canti, di danze, di fame, di gelo. Un colpo, un'ala che si stira, una zampa che si rattrappisce, poi nulla. No, non nulla. Dall'altra parte ci sarà un uomo che raccoglierà non solamente il capo di selvaggina, ma anche tutto quello che era da vivo. Libertà, sole, spazi, tempeste. All'uomo, inconsciamente, servirà dopo, quando riprenderà il lavoro di tutti i giorni e più ancora quando sarà vecchio. Se sarà lui ad aspettare la morte. I cacciatori non dormono questa notte e anche le mogli dei cacciatori non dormono per il continuo dimenarsi che fa il marito nel letto. E neppure i figli dei cacciatori dormono. Essi aspettano che il padre si alzi nel buio e udirlo poi uscire con il cane e sentire quindi l'abbaiare dei segugi nella piazza. Vorrebbero avere più anni per essere anche loro della partita e intanto fantasticano prede impossibili, tiri da fare, oh! E che nemmeno i vecchi con 60 licenze potrebbero architettare. Così questa notte. Le sveglie non fanno a tempo a suonare che saranno fermate prima. Si scivolerà piano piano dal letto per non svegliare la moglie e poi ancora più piano per non fare abbaiare il cane, scalzi, si uscirà dalla camera. E il cane abbaierà festoso e forte appena sentirà il passo nudo sul pavimento. Un poco d'acqua sul viso e sugli occhi per far allontanare il sonno che si era impossessato del corpo. Poi guardare l'orologio per vedere se proprio sia in anticipo di un'ora. E poi lentamente, per farla passare questa eterna ora, vestirsi, mettendo tanta cura nell'infilarsi le calze e le scarpe. Il caffè brontola nel tegamino e lo si trangugia con un pezzo di pane raffermo. Così è venuto il momento di cingere la cartucciera, impallare lo zaino e la borraccia e con il cuore allegro e la mano emozionata staccare il fucile, oliato e pulito, aprirlo, guardare controluce nelle canne, chiuderlo con un gesto deciso e sentire con piacere lo scatto metallico delle molle. Clic! Il cane passeggia per la cucina saltellando sulle gambe irrequieto, raspa alla porta, ti mette le zampe sul petto e batte con la coda sui mobili. Dici, zitto, che svegli! Sta buono, ora andiamo. Ma lo dici anche a te stesso. Non solamente al cane. Ora sono tutti svegli nella casa, ascoltano i rumori, seguono con la fantasia i movimenti. Butti con familiarità e orgoglio il fucile sulle spalle, sei ancora in anticipo. Esci. L'aria fredda delle ultime ore della notte ti rinfranca gli occhi e il viso, respiri con le narici dilatate e con la bocca.
il mondo è tuo. In bocca al lupo. Così, in tutte le parti del mondo, all'inizio della caccia, i cani tirano il guinzaglio, altri più lontani appaiano e si richiamano per le strade, i cortili, gli orti. Nelle case la gente aspetta che ritorni il silenzio per poter dormire. Non i ragazzi dormono, ragazzi che tentano di resistere un poco per udire le prime fucilate portate dal chiarore dell'alba. Non i vecchi dormono, i vecchi che non possono dormire sospirano con gli occhi aperti nei letti troppo grandi per le loro membra raggrinzite, cercano la pipa e ascoltano, fumano e ricordano. I sassi si muovono sui sentieri, le lepri rizzano le orecchie, i caprioli annusano l'aria, le cotornici cantano sui ghiaioni, gli urogalli dall'alto degli alberi aspettano il giorno per il primo volo. Seduto su un sasso, fumi una sigaretta e accarezzi il cane. Con le dita frughi nella cartucciera, levi e riponi le cartucce, le soppesi, ma non verrà mai il giorno. Ecco, vedi già il mirino in cima alle canne, vedi le piante, il sottobosco, sì, eccolo il codirosso e ora anche il merlo. Ti alzi, sciogli il cane e vai. La neve verrà leggera, come piccole piume d'oca, soffermandosi prima sugli alberi, quindi filtrerà tra i rami, posandosi infine sui cortinari gelati, sugli arbusti di mirtillo, sul muschio, come velo di zucchero su una torta. Le lepri, i caprioli, i cervi saranno immobili a guardare il nuovo paesaggio. Le volpi dentro la tana spingeranno fuori il naso per fiutare il nuovo e antico odore che ritorna. Ma quando sarà tutto bianco, si ricorderanno gli scoiattoli dove hanno nascosto le provviste? Il vecchio urogallo dello scoglio del Tasso volerà sulla vede, dove generazioni della sua famiglia hanno aspettato la primavera nutrendosi delle sue foglie. Il bosco sarà immerso in tempi irreali e io andrò a camminarci dentro come un sogno. Molte cose mi appariranno chiare in quella luce che nasce da se stessa. Verrà, verrà il caro scricciolo sulla catasta di legna ad annunciarmi la prima neve, come quando ero ragazzo, con il suo tic, tic, tic ripetuto più volte. Il suo campanellino nascosto nella gola si sentirà anche lassù, dove le nuvole compatte e bianche aspettano il segnale. Questo qui non era uno scrittore, prima di tutto era l'uomo. Volevo vedere com'era fatto un uomo che aveva scritto quelle cose lì, dal sergente nella neve a Uomini boschi api, la storia di Tonle, o tante cose che avevo letto. E quindi mi trovai di fronte a questo, un papà, insomma, ebbi modo di conoscerlo a fondo e lo vedevo come un larice, di quei larici che vivono sui costoni e nelle nebbie, quando cammini per la montagna c'è il riferimento, quindi ti dicevano sta attento a quel larice lì sulla costa di Gea, poi vai avanti se c'è nebbia, guarda che c'è il larice di Barucco, c'è riferimenti, non ti perdevi, ecco, io l'ho sempre paragonato a un larice, la protezione, del riferimento, anche nelle case di montagna erano i larici che facevano la guardia dai soffitti, i travi, le travi, ma noi chiamiamo i travi, erano di larici e questi larici, questi riferimenti, vedevano giù la vita che nasceva, la vita che si spegneva, che moriva, vedevano l'amore, quindi erano pieni di esperienza, anche dopo tagliati i larici, infatti Rigoni, Mario Rigoni Stern, è ancora lì presente, anche che se è stato tagliato dall'esistenza, perché non ce l'abbiamo più.
ringrazio ancora di essere qua con noi e di aver avuto appunto la voglia di condividere questa serata, ma è anche occasione la sua presenza per fare in modo che il messaggio di Mario in qualche modo vada avanti e sia portato oltre quello che è stata l'opera letteraria e la vita di un uomo. Almeno questo è quello che ti proponiamo come domanda come spunto di riflessione. Gianni, tu hai un progetto che stai sostenendo da diversi anni in Bosnia, di cui adesso ti chiederei di parlarci per quello che vuoi raccontare, e vorrei anche sapere, poi forse la curiosità anche di molti, se in che misura e quanto l'opera di Mario Rigoni Stern, le parole che abbiamo sentito, i valori che ci ha tramandato l'uomo e lo scrittore, hanno in qualche modo dato un'ispirazione o hanno dato insomma un avvio e uno spunto al progetto che tu stai seguendo. Innanzitutto buonasera a tutti, vi ringrazio di essere presenti e ringrazio quale amico che Andrea che mi ha portato qua giù, trascinato, perché non è che vada a far serate, della verità, non sono un letterato, sono un forestale che ha lavorato tanti anni in una comunità montana nella gestione di boschi e soprattutto mi sono specializzato nella gestione di prati e di pascoli di montagna e allevamento della vacca da latte in montagna. E appunto un po' questa esperienza mi ha portato in Bosnia a seguire un progetto di solidarietà. E cosa dire? Beh, prima volevo dire due cose. Innanzitutto mio padre è stato un genitore che abbiamo normale, ha lavorato al catasto finché avevo più di 20 anni. Dopo ha avuto delle malattie, è andato in pensione relativamente giovane, però intorno ai 60 anni, ed è stato un genitore normale, qui lavorava dalle 8 di mattina alle 2 del pomeriggio, tutti i giorni, sabato compreso, e dopo nel pomeriggio ci seguiva, ma non più di tanto, perché abitavamo nelle case così chiamate in Farfani, che mio papà aveva avuto un appartamento negli anni 50 e c'era un cortile con tanti ragazzi e lui preferiva che giocavamo che non passare il tempo sui libri di scuola. Dopodiché in alto piano non c'erano le scuole superiori, in Asiago, e per fare le scuole superiori dovevamo scendere in pianura e allontanarci da casa per tutta la settimana. Mio fratello ha studiato a Vicenza, io ho studiato ancora più lontano, ho studiato a Lurigo, dove c'era l'Istituto Tecnico Agrario, mi sono diplomato in perito agrario e dopo ho fatto scienze forestali. Perciò sono stato via da Asiago abbastanza, diciamo, dal punto di vista della vicinanza familiare, però la famiglia era quella, altri due fratelli, uno più vecchio e uno più giovane, e diciamo la lezione che mio padre in un certo senso ha voluto lasciare nei suoi libri, spesse volte la sentivo raccontare in casa quando venivano delle persone o venivano dei reduci o dei lettori, e sentivo spesso raccontare queste storie. Tra i testi che avete scelto, quello famoso, no, del 26 gennaio a Nikolajevska, e alla fin fine c'è stato un professore di un liceo di Vicenza, un partigiano tra l'altro, ma sai, tu sei stato, hai avuto la cortezza e la saggezza di bussare sulla porta, e nel momento in cui tu hai bussato è diventato un ospite. Non era il tedesco che entrava col mitra e sparava, e la sua fortuna è stata quella. E perciò lui credeva soprattutto nell'uomo, nel lavoro, era un uomo metodico,
mi ricordo lui si alzava prima in famiglia verso le 6:30, portava il conto queste storie, perché forse qualcuno può anche interessarmelo, portava la spremuta d'arancia a mia mamma e dopo lui usciva a fare la passeggiata col cane, perché aveva sempre il cane da caccia. E prima di fare la colazione, noi abitiamo proprio a bordo bosco, entrava nel bosco e stava via un'ora e mezza, ritornava, faceva la colazione e dopodiché scriveva. Lui scriveva alla mattina, che diceva la mente è più fresca, più riposata, e perciò la mattina scriveva. Dopodiché verso mezzogiorno mangiava, si ascoltava il giornale a radio, leggeva il giornale e dopo, quando era le 3 del pomeriggio, saliva di nuovo in studio per rispondere alla corrispondenza, perché riceveva tantissima posta dei suoi lettori. Chi mandava la cartolina, chi c'era la mamma di qualche reduce che cercava ancora notizie, lettori che chiedevano così chiarimenti o consigli. Ad ogni modo lui rispondeva a tutti. Su in soffitta, adesso stiamo mettendo un po' ordine nelle sue carte, ci sono casse di corrispondenza, di cartoline, di lettere, che bisogna mettere un po' in ordine della verità. E questo fatto di rispondere alle persone, secondo me, ha creato, diciamo, un'unione con i suoi lettori, che erano sparsi un po' in tutta Italia. Perciò nel pomeriggio rispondeva alla corrispondenza e leggeva. Leggeva soprattutto libri di storia e i suoi amati romanzieri russi, Cechov, Turgenev, Dostoevsky, tutto. Lui leggeva tanto, soprattutto quando è andato in pensione, leggeva moltissimo. Dopo faceva la solita cena, si guardava il telegiornale e alla sera, se c'era qualche film, amava i film western e i film di guerra, che però immancabilmente criticava perché diceva questi non sono mai stati in guerra, e li contestava, guardava qualche film e dopo andava a letto a leggere. Ecco, diciamo, era un uomo abbastanza metodico, regolare. In questa sua attività c'era l'attività dell'orto, che aveva una grossa passione nel mettere via anche le famose riserve invernali, no? Dalle patate ai cappucci, alle verze, alle carote. Aveva la passione della caccia e quella di viaggi. E lui ha voluto ritornare in Russia, quando allora era difficile andare in Russia. E il primo viaggio, mi ricordo, era riuscito, attraverso anche parlamentari della sinistra, riuscito a avere dei permessi e fino agli anni 60 finalmente era riuscito a tornare sul Don. Di un viaggio particolare che dopo lui ha raccontato in una serie di articoli che erano prima usciti su Il Giorno, quando era diretto da Ito La Pietra, e dopo ha raccolto nel libro Ritorno sul Don. Dopo è ritornato anche 3 volte, in particolare dopo essere stato invitato nel trentennale della fine della guerra, insieme ad altri scrittori giornalisti, da una, qua c'è una russa, Caterina, era ministro della cultura, una donna bionda, mi ricordo, con una treccia sulla testa. In ogni modo, parliamo di metà anni 70, e so che ha fatto un giro, perché lui amava questo popolo particolare, perché secondo lui aveva qualcosa che lo legava direttamente, e come dice Rubens, molto probabilmente è la terra, cioè capire che tutto viene dalla terra. Dopo cosa
io sono finito, diciamo, in Bosnia perché, come lui dice, al mondo siamo tutti compaesani. Ero stato invitato a vedere quei posti, in particolare Srebrenica, dove c'è stato quel famoso massacro di musulmani, e quando sono salito su quelle colline, un paesaggio che assomiglia molto al mio altopiano, mi sono visto l'altopiano dopo la guerra 15-18, cioè distruzione di prati e pascoli, tutte le case bruciate, tutte le stalle bruciate, una popolazione che ritornava profuga come l'altopiano. Tutta la popolazione dell'altopiano per i 3 anni e mezzo di guerra è andata profuga. Da parte i genitori di mio papà erano profughi sull'Appennino o bolognese, i genitori di mia mamma erano profughi vicino a Varese. Cioè non bisogna dimenticarsi di questo periodo. E in quei luoghi sono ritornate queste popolazioni che erano fuggite nel 92, gli ultimi nel 95, però sono rimaste nei campi profughi fino al 2001-2002 e dopo, in base agli accordi di Dayton, sono ritornati, diciamo, sui loro terreni e hanno ricominciato a bonificare i campi e a riprendere una vita molto difficile. Quando ho visto queste cose, ero appena andato in pensione, avevo lavorato per più di 30 anni sul recupero dei prati, dei pascoli, sulla gestione degli allevamenti delle vacche da latte in montagna, perciò ho acquisito una certa esperienza e ho voluto portare questa esperienza a queste persone. Ho fatto un progetto in cui si prevedeva che cosa? Innanzitutto la conoscenza di queste persone, la formazione, parlare insieme con queste persone, cercare una strada per andare avanti. Dopo ho avuto la fortuna che la provincia di Trento, la persona del presidente dell'AI, mi ha aiutato a portare le prime 48 manze bovine della razza Rendena, dopo mi ha aiutato negli anni successivi. E attualmente io seguo circa 72-73 allevatori di queste zone, adesso ci sono più di 200 vacche che producono latte, sono riuscito a creare dei cantieri di macchine operatrici per fare il fieno e fare i lavori, portare la legna eccetera, riescono a vendere il latte e qualche vitello da carne, insomma hanno ricominciato. Da una parte è un recupero ambientale, perché un po' alla volta è sparita la felce, sono spariti i cespugli che avevano invaso questi prati e questi pascoli, e dall'altra parte cominciano ad arrivare dei redditi dalla vendita del latte e dei vitelli. È un percorso complicato, perché laggiù non è che le storie si siano risolte con gli accordi di dentro, la guerra è momentaneamente ferma, io dico, ci sono ancora le braccia sotto perché non è stata fatta giustizia diffusa, purtroppo vincono i partiti nazionalisti sia da una parte che dall'altra e perciò c'è sempre questo acredine di fronte fra le varie etnie. Lo dico anche in maniera chiara perché l'ho vissuto direttamente, i popoli da una parte, i mani dagli altri, invece di facilitare a far convivere la popolazione, approfondiscono, diciamo, questi aspetti negativi della chiamiamola differenziazione etnica, e perciò è un ambiente difficile, tanto difficile, bisogna avere tanta pazienza. Bisogna stare là insieme alle persone, parlare i problemi, cercare di risolverli, e questo è il mio lavoro, insomma. Un lavoro che credo che alla fin fine mio papà apprezzerebbe, perché è un qualcosa, diciamo, per risolvere quello che purtroppo distrugge tutto, che è la guerra. Ecco. Cosa volete?
voglia sapere di mio padre? C'è qualcuno che vuol sapere qualcosa di particolare? Che gli interessa sapere qualcosa? Prego. Ah sì, beh, mio papà è stato consigliere comunale per due amministrazioni, negli anni 50 e 60, e dopo il suo impegno è stato soprattutto una serie di articoli che sono apparsi prima sul Giorno e dopo sulla Stampa di Torino, in cui appunto prendeva posizione precisa su quella che era la moda della seconda casa, no? Questa mania di investimento o assassina del territorio, perché ha consumato territorio e adesso ci troviamo con migliaia di case chiuse, con su scritto adesso in questi giorni in vendita, e gravando i comuni di servizi, perché chiaramente ci sono 1000 abitanti e potenzialmente altri 5.000 o 10.000 abitanti, no? Però le strade, la raccolta di immondizie, tutte queste robe, i servizi che costano molto, e distruzione perpetua del paesaggio. Adesso si sono accorti, dopo 20 anni, 30 anni di questa speculazione, che è stata sbagliata. Bisognava lavorare più sull'accoglienza, offrire agli turisti, diciamo, servizi e alberghi, e quella era la strada. Adesso si trovano con una montagna di case che stanno diventando vecchie, con 1000 problemi. E questo l'aveva detto ancora alla fine degli anni 60. I primi anni 70, purtroppo è così. Questo è successo in parecchie zone delle Alpi, non solamente sull'Alto Bianco. Ecco. Qualcuno che vuole? Fammene tu una, Andrea. Non lo so. Visto che sei. Lui si è presentato l'anno scorso dicendo appunto che veniva in Asiago, era venuto in Asiago a incontrare mio padre, però lui veniva anche a sciare, a far fuoco. Queste cose le apprezza mio papà, soprattutto chi va dal conto proprio con gli sci in mezzo al bosco. E perciò c'è stato questo legame, immagino, immediato con mio padre. E lui, capitando là, è appunto venuto, ha detto: devi venire giù a Pavia, raccontare un po' delle tue storie bosniache ai miei studenti dell'università. E domani sono là a raccontare un po' come si è sviluppato questo processo, questa iniziativa. E così stasera sono qua invece. Bene, allora domani mattina in aula E1 alla nave Gianni Rigoni Sterna incontrerà gli studenti del mio corso di sociologia del territorio, ma è un incontro aperto, quindi se qualcuno fosse interessato dalle 9 in poi siamo lì a parlare proprio nello specifico di questo progetto di cooperazione e di sviluppo nelle aree della Bosnia. E domani pomeriggio invece siamo al liceo Cairoli a incontrare degli studenti in aula magna che vogliono conoscere questo progetto. A me sembrava molto bello, appunto mi fa piacere anche il riferimento, insomma, personale che hai fatto, l'idea di parlare dell'opera di Mario Rigoni Sterna e di ricordare appunto verso quello che sarebbe il suo compleanno il 1 novembre, di avere questa occasione di appunto memoria, di ricordo, ma anche di lettura, di condivisione letteraria, e poi parlare di come vanno avanti delle idee come sono quelle di Mario, con i valori in cui appunto credeva, attraverso dei progetti concreti che in questo caso sono esemplificati
da Gianni, ma io credo, come la domanda faceva prima Antonella, il lascito di Rigoni Stern è molto ampio e può essere ritrovato in progetti bellissimi come questo, così come in quello che oggi è anche un approccio nei confronti, diverso nei confronti dello sviluppo del paese, come qualcuno dice della decrescita o comunque della sostenibilità. E Rigoni Stern parlava di queste cose, appunto, come diceva Gianni, negli anni 70, quando appunto prendeva posizione contro, ricordiamo che quella di Gallio Asiago è la conurbazione nelle Alpi italiane più ampia in assoluto, cioè il maggior consumo di territorio che c'è stato sul territorio alpino italiano è nell'altopiano di Asiago, proprio perché è un insediamento diffuso che ha sprecato una quantità pazzesca di pascoli, no? di prati, di bosco, eccetera, eccetera. Quindi il lascito di Rigoni Stern è, per come la vedo io, legato a questa riflessione anche, oltre al discorso giustamente letterario, ma come avremmo visto nei ricordi che non abbiamo potuto vedere, insomma, di Rumiz, di Mauro Corona, di Marco Paolini, di Chezzi, cioè di tanti altri che hanno appunto ricordato e ricordano Rigoni Stern, di distinguere l'uomo dallo scrittore, in questo caso era veramente qualcosa di impossibile, io credo. Quindi ciò che noi abbiamo letto e che abbiamo amato, che amiamo dello scrittore Rigoni Stern, è anche ciò che viveva nella sua pratica quotidiana. È molto bello il racconto che ci faceva Gianni della giornata tipo di suo padre, e poi anche di come viveva il bosco, di come viveva la caccia, che è anche un argomento, insomma, un po' ostico, no? Abbiamo deciso comunque di fare questa lettura sulla caccia stasera perché era uno anche dei temi su cui si innestava sia la vita quotidiana che diciamo anche gli interventi pubblici di Rigoni Stern. Un'idea di caccia però che non era quella predatoria del cittadino che arrivava, no? Con la macchina fino col fuoristrada, fino in cima alla montagna e poi depredava, una caccia di preservazione del territorio, no? Di abbattimento, di equilibrio appunto del territorio. Quindi questo mi sembra uno degli elementi importanti che ci lascia. E poi un altro, visto che hai fatto l'esempio anche personale, che mi tocca da vicino, in quei bauli ci sono anche delle mie lettere, poi mi fa molto piacere che stiano dentro quell'enorme mole di lettere, di cartoline che riceveva tutti i giorni Mario Rigoni Stern, a cui rispondeva con una velocità, veramente con una prontezza incredibile, perché non è mai passato nel mio caso più di 10-15 giorni al massimo prima che arrivassero una risposta. E erano veramente migliaia le persone che scrivevano a Mario Rigoni Stern. Quindi un'apertura, una dedicare pomeriggio e pomeriggi della sua vita a intrattenere dei rapporti con i suoi lettori, che diventavano una comunità di persone che condividevano e condividono dei valori. Cioè, io mi sento di dire che sia stato e sia questo anche e soprattutto. Quindi io non so, non è che ho da farti delle altre domande, Gianni, perché secondo me quello che tu hai detto è molto esemplificativo. Il progetto che sei andato a sceglierti è una delle possibili strade dentro, no, questo insieme di valori di cui Mario era portatore. E naturalmente, se magari vuoi darci in conclusione qualche altra indicazione, anche magari su come sostenere questo progetto, su dove trovare del materiale informativo, perché tra l'altro appunto io volevo proiettare in finale di serata oggi almeno due immagini e un riferimento più preciso, ma non è stato possibile. Vuoi darci in conclusione qualche riferimento? Ecco, una cosa che voglio anche dirvi è che mio padre, non dico che fosse un francescano nella sua vita, però aveva il senso delle cose, cioè non voleva veder distrutto le cose. Lui odiava l'eccesso, per esempio, nel mangiare, nel vestire, odiava anche cose così un po' strane, no? O finite le feste o durante le feste passava davanti ai bidoni delle immondizie e si incazzava perché vedeva pieno di mangiare, di panettoni, bottiglie. Non è possibile queste cose. Odiava proprio questo aspetto, diciamo, secondo lui, negativo dell'uomo, cioè quello di
in certo senso sperperare della ricchezza che per chi è stato in campo di concentramento per 20 mesi la cosa è ben diversa. Ecco. Dopo, sì, se andate su internet e cliccate il mio nome, Gianni Rigonister, vedete un po', diciamo, cosa ho fatto laggiù in Bosnia e dove eventualmente chi vuole fare delle offerte, c'è un sito, un conto corrente dove tutti i soldi che sono finiti sono serviti ad acquistare attrezzature agricole. Ecco, questi anni sono riuscito a comprare 3 trattori, 5 motofalciatrici, voltafieno, imballatrici, aratri, ranghinatori, erpici, cioè rimorchi. Ho creato 3, diciamo, cantieri che servono queste contrade e che aiutano e facilitano le operazioni. Perché prima non c'era nient'altro che la falce e il restrello e la forca. Lo ricordo, quando che nel 90 sono andato per la prima volta in quei posti, una delle tante vedove di Srebrenica si è avvicinata e mi ha detto: può portarmi dall'Italia delle cotte per affilare le lame delle falci? Va bene, andrò alla ricerca in qualche consorzio agrario a vedere se hanno dei depositi, sapete, le cotte, la pietra, perché secondo questa signora con la guerra le pietre di arenaria famose che vengono dal Bergamasco non erano più arrivate nemmeno in Bosnia, c'erano delle pietre artificiali fatte di impasto che però secondo loro consumavano troppo la falce e perciò durava solamente una stagione la falce e non tagliavano bene l'erba. Perciò la prima volta mi sono caricato su uno scatolone di cotte e un centinaio di queste pietre le ho portate, mi sono bloccato in dogana e mi hanno rotto le scatole per un'ora e mezza a spiegare con estrema difficoltà che erano un regalo, volevano farmi pagare l'IVA, 17% di IVA. Ho detto: ma sono dei regali che devo portare a questi allevatori. Un'ora e mezza prima esce il caporale, dopo esce il capitano, dopo a un certo punto, quando ho visto che la cosa andava nel numero, mi lasci telefonare in ambasciata, allora il numero dell'ambasciata Sarajevo, ho cominciato a fare il numero, allora subito si è fermato, ha preso quelle 3 cotte, se le messe in tasca e ha detto buonanotte. È tanto una delle tante avventure, insomma, che mi sono successe in questi 6-7 anni. E in questa maniera ho portato come primo regalo delle cotte per affidare le lame, tanto per capire quali sono le questioni reali di una popolazione che esce dalla guerra. Grazie, grazie. Io domando tante volte alla gente, no? Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Salire nella montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare, questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione che il sole ci porta ogni mattina. E sentirai per esempio il canto del codirosso, poi sentirai il petirosso, poi magari vedrai un capriolo, che il capriolo è un animale notturno, incominci a vedere che rientra nel bosco, lo individui, e poi sparisce. Un'immagine che esce vago, che è quella del cervo. E quando poi magari il cielo è chiaro e le stelle sono sparite, ti accorgi che sopra di te vola un'aquila.
ma prima hai sentito il brivido.